Gentili ascoltatori di Radio Saius TV di Treviso, buonasera in studio Massimo Bonella per il notiziario Istria, oggi in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Prima di iniziare vorrei far chiarezza perché mi sono state fatte delle domande del tipo dov'è l'Istria, chi c'è in Istria, chi vive in Istria, e insomma chiariamo bene. L'Istria è una regione molto importante che praticamente vivono i nostri connazionali praticamente. C'è l'Istria diciamo slovena e l'Istria croata, quindi praticamente l'insieme ecco, è l'Istria, la regione dell'Istria, dove appunto, ripeto, ci sono i nostri connazionali con la loro vita ricca di cultura, arte, folklore e con soprattutto, e vorrei sottolinearlo, con una storia molto importante fatta anche di molte sofferenze e non solo. Dunque, questa dunque è la regione dell'Istria. Allora, iniziamo subito con il... sì, perché purtroppo in Italia c'è ancora chi non ha ben capito cos'è l'Istria, dove si trova, chi ci vive, insomma, ecco, ci sono anche ovviamente i sloveni nella parte slovena e anche i cittadini croati nella parte croata, però diciamo la regione dell'Istria raggruppa parte della Slovenia e parte della Croazia con i nostri connazionali, e noi appunto siamo qui per parlare di loro, di tutte le loro iniziative. Dunque, a proposito di iniziative importanti, ricordiamo Istria Nobilissima, il 50° anniversario, la categoria, io ricordo due appuntamenti sono tantissimi, comunque i primi sono questi, dunque 50° anniversario Istria Nobilissima, categoria giovani a cura di Eliana Moscarda Mirkovic, venerdì 24 novembre ore 12, centro multimediale a Rovigno. Poi ancora 50° anniversario Istria Nobilissima, categoria giornalismo, a cura di Lionella Pausini Acquavita, sabato 25 novembre ore 10, comunità degli italiani Sant'Orio di Capodistria. E poi ci sono anche tanti altri appuntamenti a Fiume, Dignano, Umago, Pola e così via. Poi potete entrare nel sito della Unione Italiana e potete poi fare i vostri approfondimenti, eccetera. Andiamo avanti con le notizie. Jesolo. Si è svolto questo fine settimana presso la struttura alberghiera di Regina Mundi, in località Cavallino Treporte, Jesolo, siamo in provincia di Venezia, il corso di leadership progetto per la valorizzazione dei giovani dirigenti dell'Unione Italiana, tenuto dalla società di formazione OSM di Bologna. Il corso è stato organizzato dall'Unione Italiana coinvolgendo i giovani della comunità degli italiani, della Croazia e della Slovenia con l'obiettivo di sviluppare e potenziare le loro competenze in ambito professionale, relazionale e di gestione e sviluppo delle risorse umane. Al progetto formativo hanno partecipato 12 giovani tra i 18 e i 35 anni, segnalati dalle rispettive comunità degli italiani di Slovenia e Croazia. Presenti tra gli altri anche Maurizio Tremo, il presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, Paolo De Marin, vicepresidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana, Marco Gregorich, responsabile dell'ufficio Europa dell'Unione Italiana e Marin Corva, segretario della giunta esecutiva dell'Unione Italiana. Proseguono gli incontri tra Unione Italiana e le comunità degli italiani, della Croazia e della Slovenia. Questo lunedì il presidente della giunta esecutiva Maurizio Tremu e il segretario della stessa Marin Corva hanno incontrato le comunità degli italiani, Tomica e dunque di Umago, scusate perché c'è sparita la pagina, vediamo se... La regia qui locale riesce. Allora, riprendiamo la notizia. Proseguono gli incontri tra l'Unione Italiana e le comunità degli italiani della Croazia e della Slovenia. Questo lunedì il presidente della giunta esecutiva Maurizio Tremo e il segretario della stessa Marina Corva hanno incontrato le comunità degli italiani Furio Tomizza di Umago e quella di Visignano, assieme alle rispettive sezioni giovanili per affrontare le problematiche correnti e la futura progettazione. Gli incontri hanno lo scopo di individuare congiuntamente le migliori formule per una quanto più incisiva partecipazione delle comunità italiane nella gestione delle iniziative promosse dall'Unione Italiana e dalle istituzioni della comunità nazionale italiana in Croazia e Slovenia.
Ci spostiamo a Roma. Il sindaco della città di Fiume, Vojko Obersnel, ha visitato giovedì scorso l'archivio museo della Società di Studi Fiumani durante la sua permanenza a Roma per la partecipazione al simposio internazionale Lungomare Mediterraneo Valletta Matera Fiume. Il primo cittadino, accompagnato dal console generale d'Italia a Fiume, Paolo Palminteri, è stato ricevuto ed accompagnato in una visita guidata dal presidente e dal segretario generale della Società Giovanni Stelli e Marino Mitic. Scusate, Micic. Si tratta di un incontro storico nell'ambito delle relazioni tra amministrazione comunale della città di Fiume e il mondo degli esuli, che in un certo qual modo completa quel processo di riavvicinamento in corso da anni e iniziato a concretizzarsi l'anno scorso con la consegna del premio Città di Fiume al presidente emerito della Società di Studi Fiumani, Amleto Ballarini, su proposta della Comunità degli Italiani di Fiume. Abbiamo ancora spazio per qualche flash dalla vicina regione dell'Istria, Abbazia, martedì 28 novembre alle ore 17:30 presso la Casa di Cultura Zora si terrà la presentazione del libro di Loris Di Lena, Il futuro, scusate, Il frutto riscoperto, antiche coltivazioni da frutto, vite ed olivo della Venezia Giulia e Zara, organizzata dalla Comunità degli Italiani di Abbazia. Buie, giovedì 30 novembre alle ore 19, presso gli spazi espositivi al primo piano a Buie, la Comunità degli Italiani vi invita all'inaugurazione del piccolo museo permanente di reperti archeologici rinvenuti in superficie negli anni 1995-2005 sul territorio di Buie. Venerdì 1 dicembre dalle ore 18 presso gli spazi espositivi della Comunità degli Italiani, inaugurazione della mostra fotografica per le contrade di Buie, Vecia e premiazione delle foto. Al concorso hanno partecipato tutti gli alunni delle scuole elementari e medie superiori del Buiese. Ci spostiamo a Capodistria. Fino a lunedì 27 novembre sarà possibile visitare a Palazzo Gravisi la mostra fotografica collettiva Barcolana nel tempo 1969-2016, organizzata dall'Università Popolare di Trieste e la Società Velica di Barcola e Grignano, in collaborazione con la comunità degli italiani Santorio Santorio. Diamo uno sguardo anche alla vicina isola, che la trovate subito dopo Capodistria, lungo il litorale. Sabato 25 novembre alle ore 18 a Palazzo Manzioli, la comunità degli italiani Dante Alighieri vi invita allo spettacolo ed esposizione retrospettiva con protagonisti di gruppi, i gruppi artistici e culturali dedicati al 20° anniversario della fondazione del Sodalizio. Martedì 28 novembre alle ore 18 a Palazzo Manzioli, la comunità degli italiani PB degli Ughi vi invita al secondo appuntamento con il Cineforum, che in questa occasione celebrerà un'icona della cinematografia italiana e mondiale, l'illustre Antonio De Curtis, in arte Totò. Ancora un flash sempre da Isola, la comunità degli italiani PB degli Ughi vi invita a Palazzo Manzioli giovedì 30 novembre alle ore 19 al secondo appuntamento con la serata dedicata agli animali. Un amico a quattro zampe. La serata vedrà l'intervento di un medico veterinario, la premiazione degli partecipanti al concorso incentrato sul tema degli animali, organizzato in collaborazione con la Dante Alighieri, e sarà allietata da un programma culturale. Bene, alle 19:55 è tutto per quanto riguarda il notiziario dell'Istria, Istria Oggi, in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Noi salutiamo tutti i nostri connazionali che vivono nell'Istria croata e Istria slovena. Ricordo che questa è Radio Saius TV, la vostra linea diretta con informazione. E dunque al termine c'è un'altra novità, vi ricordo il nuovo media di Saius. Un giornalino online dove anche qui troverete le notizie più importanti dall'Unione Italiana. Per vederlo, per visionarlo, basta che entrate sul seguente indirizzo internet, saiusnews.it. Ecco, ve lo ripeto, saiusnews, tutto attaccato, punto it. Altresì, a questo punto vi ricordo anche la piattaforma
di Radio Science TV, così ci potete vedere anche tramite i televisori dell'ultima generazione, vale a dire le smart TV. Dovete entrare al sito sciencemedia.it. È veramente tutto, mi sembra di non aver tralasciato niente. Grazie per averci seguito. Appuntamento con le repliche tutti i giorni a partire dalle 19:45. Noi ci sentiamo con la prossima edizione, la settimana successiva. Grazie per averci seguito. Un saluto cordiale da Massimo Bonella. A presto.